Ben trovati da Chiara Principi a questa nuova edizione del Web TG di Newsmarket.it. Subito i titoli. Imprenditrice derubata e aggredita da tre banditi insieme al figlio nella notte a Numana. Tensione dopo l'incontro su Emonetics ad Ascoli Piceno. 180 gli operai che hanno presidiato l'incontro in Confindustria tra il presidente dell'azienda e i sindacati. Quadrilatero, il sottosegretario Girlanda con i presidenti di Regione Marche e Umbria. L'impegno è comune per il completamento dell'opera. Nasce nelle Marche uno dei primi portali in lingua russa sulle eccellenze del Made in Italy. Ancora non c'è nessuna traccia dei banditi, almeno tre che nella notte tra martedì e mercoledì hanno messo a segno una rapina nella villa dell'imprenditrice turistica Olga Brunelli Carpano, a Villaggio Taunus di Numana. La donna, titolare di un'agenzia immobiliare, insieme al figlio erano stati svegliati dai rapinatori in piena notte, legati, strattonati, mentre la banda prelevava preziosi dalla cassaforte di famiglia. Momenti di tensione ieri sera ad Ascoli Piceno dopo l'incontro in Confindustria tra il presidente di Emonetics Europa, che ha annunciato la chiusura del sito ascolano dell'azienda leader nel healthcare, e i sindacati. Circa 180 gli operai che nello stabilimento hanno presidiato con le loro famiglie l'ingresso alla sede dell'Associazione degli Industriali. Quando è uscita l'automobile dell'imprenditore c'è stato un breve inseguimento a piedi con urla e insulti. Per quanto riguarda le notizie dalla provincia di Pesaro Urbino, invece è stato colpito da infarto l'anziano che è stato ritrovato morto ieri tra gli scogli in zona Meta Aurilia di Fano. Si tratta di un pensionato, Marino Albertini, originario di Monbaroccio, residente a Ponte Sasso. Ad identificarne il corpo ieri mattina sono stati i suoi tre figli. Bene, ora andiamo a Macerata invece per parlare di una grande rassegna storica ormai, Musicultura. Tutto pronto per le tre serate finali di spettacolo all'Arena Sferisterio di Macerata per Musicultura il 21, 22 e 23 giugno. Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura Festival. È veramente bello arrivare qua per presentare questi otto che io chiamo cavalieri impavidi, che sono arrivati a questo punto dopo aver superato innumerevoli prove, dopo 1600 ascolti, quindi onore a loro. È molto bello essere qua dopo aver già iniziato da tre giorni la controra di Musicultura, che veramente ha acceso nella città di Macerata un interesse e un entusiasmo superiore a qualsiasi tipo di immaginativa. Da lunedì a domenica a Macerata tutti i pomeriggi si alterneranno concerti, recital, reading, proiezioni, ascolti guidati e incontri con gli artisti, fino ad arrivare alle serate finali allo Sferisterio. È la 24esima edizione quest'anno e Cesanelli ricorda i molti artisti che sono passati per questo festival. A Cristicchia, gli Avion Travel, da Boia a Pacifico, veramente. Però abbiamo creato una marea di artigiani della canzone, secondo me, che sono i compositori, quelli che scrivono i testi, quelli che scrivono il tessuto melodico, gli arrangiatori, i ricercatori di suoni, e anche loro contribuiscono in modo determinante al rinnovamento della canzone. Uno per tutti, Oliviero Malaspina, che forse la grande platea non conosce, era uno dei nostri vincitori per ben tre volte, che stava scrivendo l'ultimo disco di Fabrizio De Andrea a quattro mani. Sono otto i finalisti, tra questi anche un maceratese, Simone Cicconi. Adesso innanzitutto ho conosciuto un sacco di persone splendide, sia dell'organizzazione che collateralmente, insomma, gente veramente che ti riempie la vita, insomma. E poi per il momento tante emozioni, la possibilità di suonare le mie canzoni di fronte a tante persone, cosa che a me non mi era mai capitato, insomma. In bocca al lupo a tutti gli otto finalisti. Diamo subito uno sguardo al tempo per domani. Cielo generalmente sereno, pioggia assenti, venti deboli. Le temperature sono in graduale calo per l'intera giornata. Le minime fra i 18 e i 22 gradi, le massime tra i 29 e i 34 gradi.
Bene, ritorniamo in studio per i saluti finali. Eccoci, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla seconda edizione del Web TG di newsmarket.it. Buona giornata a tutti.